Un minuto con Padre Pio nel convento dei frati minori cappuccini di Sant'Anna, a Foggia. Qui Padre Pio stette per diversi mesi. Fu quel convento che ha preceduto l'ingresso nel convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo. Beh, questo convento, quando Padre Pio era qui, era anche la curia provinciale. E mi piace oggi condividere con voi quanto accadde il 5 giugno del 1919. Già sappiamo che dal maggio del 1919 si diffuse anche attraverso la stampa questa notizia che a San Giovanni Rotondo c'era un cappuccino che faceva miracoli, così lo definivano i giornali. Infatti, 3 giorni prima fu il tempo a scrivere un ulteriore articolo, il 3 giugno del 19, i miracoli di un cappuccino a San Giovanni Rotondo. Beh, questa notizia si comincia a diffondere ancora di più e c'è premura e soprattutto preoccupazione da parte del superiore provinciale, del ministro provinciale che abitava in questo convento, padre Benedetto da San Marco in Lamis, che volle scrivere immediatamente una lettera a padre Paolino da Casa Calenda, che all'epoca era il guardiano del convento di San Giovanni Rotondo. Padre Benedetto non vuole che si parli di quanto si va constatando su Padre Pio. I suoi inviti alla sua prudenza sono chiari. Scrive disapprovando la fuga di notizie, sia pure confidenziale con secolari, dovendosi così temere delle indiscrezioni. E poi va a fare una precisazione in questa lettera, padre Benedetto. Venga usata da noi frati e confratelli una diligenza necessaria a non permettere, soprattutto non volere che le cose divine siano portate in piazza e più in pascolo ai giornali, specialmente giornali profani. Possiamo accettare e adorare la permissione dell'alto come quando vuole, scrive Padre Benedetto, nella divulgazione di ciò che serve alla gloria del Creatore e della creatura.